Fuori dalle palle! La centrale! Fuori dalla palle! Fermati, siamo non violenti! Non, siamo non violenti! Dobbiamo solo far sapere alla SNAM che loro non sono graditi qui! Continuano i sit-in dei cittadini e del coordinamento NoHub del gas per dimostrare la propria ferma posizione contro la realizzazione del metanodotto e della centrale di compressione SNAM a Sulmona. In occasione dell'arrivo in città di alcuni addetti che avrebbero dovuto individuare luoghi adatti all'installazione delle centraline per il monitoraggio dell'aria, i comitati ambientalisti e alcuni cittadini si sono mobilitati in segno di protesta. Vi invitiamo ad un confronto pubblico per valutare le ragioni vostre e quelle nostre e per vedere da dove sta la verità. La SNAM, attiva nel trasporto del metano, è infatti obbligata, come lo sono tutte le imprese italiane, a controllare le emissioni dei suoi impianti. Per questo dovrà posizionare due rivelatori a Sulmona già prima dell'effettiva realizzazione dell'impianto, uno nelle vicinanze del cimitero, nei pressi di Casepente, e l'altro nella zona Potenza. Ma la lotta continua anche sul fronte politico-istituzionale e sul piano legale. I cittadini contrari alla realizzazione dell'impianto si aspettano che Regione e Comuni facciano ricorso al Consiglio di Stato a seguito delle sentenze emesse dal TAR Lazio. Noi continueremo a lottare fino alla fine. Le sentenze del TAR non ci piegano e qualora dovessero essere confermate dal Consiglio di Stato non ci piegheranno. Noi continueremo. Per l'azienda l'opera mira ad assicurare l'approvvigionamento energetico nell'ambito di vaste aree regionali e dell'intero paese. La lotta non si ferma nonostante anche la bocciatura dei due ricorsi da parte del TAR. Continueremo a chiedere, a fare pressione sugli enti istituzionali affinché portino avanti la battaglia sia sul piano giuridico, legale e soprattutto anche accanto alla mobilitazione dei cittadini. Credo che sia arrivato il momento di alzare un tantino l'asticella anche da parte delle istituzioni affinché questo governo la smetta di essere sordo come chi l'ha preceduto e di ascolto al territorio e ai cittadini. Il 26 e il 27 giugno sono previsti due incontri istituzionali sul tema dove interverranno i sindaci, i rappresentanti delle regioni, del Parlamento e della provincia. Nell'incontro l'avvocato Alfonso Celotto, il legale che ha seguito il ricorso amministrativo presentato dai comuni, esporrà i motivi per cui appellarsi al Consiglio di Stato. La seconda giornata, che sarà di approfondimento scientifico, prevede una serie di interventi in materia di rischio sismico e di cambiamenti climatici.